tecnocrazia e populismo, partiti incapaci di una visione del futuro, ma meri gestori del presente. Questo è il quadro di un paese indebolito da una classe politica, sconfitta dalla prepotenza di una crisi economica che ha smascherato l'inconcludenza di chi ha finto di guidare il paese. I partiti oggi sono in larga parte francamente impresentabili, per motivi oggettivi e anche per proprie gigantesche responsabilità. Sul piano dei motivi oggettivi esistono dei nodi che non siamo stati in grado di affrontare con forza e che ieri sono usciti, insomma, dalla discussione. Penso appunto al processo di globalizzazione e l'indebolimento dello Stato nazionale, delle sue funzioni, almeno in Europa e in Occidente, allo spostamento della sovranità verso organismi ademocratici, al fallimento del processo di unificazione europea dal punto di vista politico e quindi della ricollocazione della democrazia e della sovranità su scala più alta, e quindi la situazione, insomma, appesa che abbiamo del processo europeo, ma anche alla martellante campagna mediatica continua che tutti i giorni, anche a, ovviamente con buone ragioni, spiega, è disposta a spiegare l'inutilità della politica e della sua forma organizzata. Ricambio generazionale, politiche innovative che segnino il passaggio da bipolarismo a grande coalizione, come propone Goffredo Bettini, un solo grande campo nel cambiamento, inclusivo, aperto, plurale e democratico. Dobbiamo spiegare perché nominiamo qualcuno, perché è giusto che la nomina sia di chi governa, ma ne deve dare conto, deve dire perché lo fa, con quale programma, non che è un amico di qualcuno, non basta più. Allora questo è un altro motivo fondamentale, serve la trasparenza, servono le regole, serve la democrazia dentro i partiti, non basta più solo il leaderismo o è uno dei nostri. Indispensabile è un'alternativa di governo che non si preoccupi soltanto di favorire le banche, ma che sconfigga il disincanto di chi guarda ad un futuro incerto, che salvi l'Italia, ma anche gli italiani.